salotto. Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti qui al salotto di Mao. Fate un applauso sporadico ma soprattutto dimostrativo, perché voi sapete che noi siamo qui al Lab, ma siamo Bini e Trini, perché ci ascolteranno su Radio Flash, ci ascolteranno e ci vedranno in streaming su Corto Corto, sulla pagina Facebook di Corto Corto, ci ascolteranno a Roma su Radio Città Futura. Anzi, salutiamo anche gli amici di Indyland e Simone Mercurio, che sono quelli con cui facciamo, diciamo, lo scambio. Ma insomma, questa sera qui al Lab avremo tante situazioni nuove, tanti artisti, e intanto ci un lieto ritorno. Non si possono controllare, però noi diciamo che regolarmente riusciamo ad averceli. Signori e signori, un po' d'attenzione, perché questa sera tra poco saliranno qui, dopo un po' di tempo che non facevano live, i Twang. Facciamo un applauso. Poi ci sarà la possibilità di ascoltare finalmente uno dei nostri più assidui frequentatori, lo dico subito, perché lui è un artista ma anche un appassionato del salotto. Questa sera ci sarà Andrea James. Andrea. Tra poco avremo la possibilità di ascoltare la musica e il suo piano, diciamo, di un artista anche lui, che tra poco sentiremo che cosa sta combinando, sta lavorando con degli artisti che conosciamo. Signori e signori, tra poco ci sarà Protto. E last but not least, io qui al mio fianco, è veramente un piacere, molti si diranno ma come mai, come ha fatto ad avere qui un artista, un architetto al suo fianco? Beh, ci conosciamo da molto tempo, io lo dico subito, quindi posso godere, diciamo, di una sorta di beneficio, una sorta di carta bianca, perché lo conosco da diversi anni. Signore e signori, ci è venuto a trovare Maurizio Cilli. E adesso poi ne parleremo meglio, però ecco, io sono intanto molto contento di averti qui questa sera, Maurizio, perché ci dai la possibilità, tra le altre cose, di esplorare un tema che magari molti fanno finta di niente, diciamo, possono toccare ferro, dice ma figurati, però ecco, questa sera parleremo in qualche modo di abitare, di chi diciamo resta un po' senza casa, anzi il titolo, per essere precisi, di quello che andremo a raccontare è Senza Casa Senza Cosa. Siccome qua di scappate di casa ce ne sono parecchie, sono parte di scherzi, però siccome è un argomento che andremo insomma a ragionare meglio. Comunque tra poco lo vedremo insieme proprio al suo autore, e ha portato anche dei contributi video, se non sbaglio, no? Sì. Ci sono anche contributi video e quant'altro, insomma entreremo in questa anteprima assoluta. In anteprima assoluta, perché tra l'altro è appena finito, diciamo, la tua residenza artistica in triennale a Milano, perché poi non mi chiedete perché si chiama triennale, ma andremo a capirlo. L'hai finita perché era dal 9 al 20 di febbraio, però per chi diciamo avesse la possibilità di passare in triennale fino al 2 di aprile. Sì, sì, in versione leggermente ridotta, l'installazione sarà visibile fino al 2 aprile. Fino al 2 aprile, quindi ecco, se andate a Milano ricordatevi anche questa cosa qui. Benissimo, adesso però io vorrei subito cominciare con un po' di musica. L'abbiamo già annunciato prima, però non ho detto che aveva, diciamo, una tastiera che adesso non vorrei fare l'uscita, quella si vede bene. Sì, beh, è rossa. È rossa, una tastiera rossa, che è il tuo colore preferito? Assolutamente sì, sempre. È il tuo colore preferito da sempre. So che stai lavorando a un disco. Sì. E ci stai usando come cavia, quindi, tu stasera. Sì, questo qua è il primo test, i pazienti zero del mio disco. Pazienti nel senso di gente, pazienza, che ha pazienza. Sì, esatto, in quel senso. Oppure di compassione, cioè nel senso... Attenzione. Vediamo se mi lanciano degli oggetti, non vedo nessuno armato. Ecco, perché tu quindi stai lavorando a questo tuo nuovo lavoro? Con Giuvazza. Salutiamo, perché salutiamo, è venuto un paio di settimane fa qui al salotto. Insomma, dovrebbe uscire... Questa, sì, primavera. Indicativamente fra un mesetto, come un mese. Già dico, un sacco di mesetti fa un mesetto, ci vuole. Un sacco di mesetti fino ad arrivare all'uscita. All'uscita, va bene. Allora, con cosa ci fai? Il primo brano che vi faccio sentire si chiama Basta un colpo di pistola, che è un tema abbastanza caro. E cioè, nel senso, non sono a favore del porto d'armi, però è un tema, cioè il suicidio, cioè, diciamo, non voglio veramente suicidarmi, però è diciamo, magari è l'epilogo giusto. Una canzone esplosiva sul tema del lavoro, sul senso del logorio del lavoro, che a volte dici basterebbe veramente un colpo di pistola, azzerare tabula rasa, ripartire da zero, ultimo salvataggio, floppy disk 1994, il colmo dell'alienazione, diciamo. Esatto, sì, un colpo di coda, signore e signori, Protto qui al salotto di Mao.
Cambia la cravatta, con quella giacca non sta bene. Ti stringe il doppio petto, ma per quel poco che contiene. Basta un colpo di pistola, mostra i denti, la tagliala. Sbadiglia e ti sorride, ma non morderà. Imbalsamato d'olio più di lampade al cherosene, di lino gira solo ingoia tutto purché sia un seme. Basta un colpo di pistola, cade a pezzi la carriola, ma riempi fino all'orlo o non basterà. O ti ritroverai senza un'ultima parola e ti ripeterai che basta un colpo di pistola. Le tue camicie bianche candide come la neve. Basta un colpo di pistola, candeggina dritti in gola. La sola via di fuga resta quella di gas. Conti son gonfiati, ma se tornano ti torna bene. Il tasso agevolato quando il fisso è basso non conviene. Basta un colpo di pistola, lunga vita a chi ti arruola. E vissero per sempre felici e con te, e ti ritroverai a piangere tra le lenzuola. E ti ripeterai che basta un colpo di pistola. Le tue camicie bianche candide come la neve saranno tutto quello che a mano ti rimane. Avevi detto signor sì signore, legata a una catena ti servivano per cena i resti del tuo predecessore. Si allungano le ombre sul muro, la ballata l'hai già nel tamburo. Cerchi il sole per un ultimo addio, ma fuori nevica. E ti ritroverai senza un'ultima.